palo doppio? Non è doppio. Allora ci sono due. Voto per il cartongesso. Perché si è pensato di fare un'esperienza artistica come parte successiva del lavoro che avete fatto sul progetto Visione? L'idea, il collegamento... La giornata di oggi con Brico Center nasce proprio dall'esigenza di mostrare il mio lavoro d'artista, raccontando il mio metodo di lavoro e cercare di coniugarlo attraverso i dipendenti con una visione strategica per il futuro proprio della Brico. Infatti i dipendenti hanno fatto un percorso che si chiama appunto Vision, che li ha portati in giro per l'Italia e per l'Europa in un processo di connessione di persone, di conoscenza, di partecipazione e di condivisione di una serie di valori ed elementi della Brico. Guarda, questo è bello. Perché abbiamo scelto Ettore per questo lavoro? Abbiamo scelto Ettore perché i suoi lavori, che spaziano dal disegno alla scultura, all'installazione, eccetera, proprio si muovono su queste due grandi aree. Quella del privato, dunque della mostra che si vede nel museo, nella galleria, e poi quella dell'opera pubblica che invece si inserisce nello spazio pubblico, lavora proprio nel rapporto con la relazione con l'altro. Allora, il lavoro che avevo pensato per voi, siccome Sergio mi aveva raccontato tutto il percorso che avete fatto fino ad oggi praticamente, era quello di ripartire un po' dalla vostra esperienza, farvela raccontare e di questa esperienza di condivisione, di connessione, di conoscenze, tirar fuori delle parole. Sicuramente divertimento, vivo, quindi questo mi ha dato apertura, sicuro apertura. C'è chi parlava cinese, chi brasiliano, chi portoghese, chi italiano. Ecco, la canzone. Prima abbiamo messo tutti gli anelli. Certo, ognuno era importante. Infatti eravamo messi a cerchio. Attesa. Aspettativa. Sì, sì, sì. Musica, aggregazione. Protagonisti, consapevolezza, novità. Queste parole poi dopo noi le metteremo in un software che le analizza, le scompone e le fa diventare un grafico, quindi le fa diventare un'immagine. Per cui la prima fase è quella di capire esattamente che parole vogliamo inserire, cercare di collegarle già prima sulla carta e poi una volta che abbiamo dato un collegamento logico le inseriamo all'interno del software. Appartenenza, fiducia, aspettativa con novità. Una percezione? No, scusa, no, percezione. No, no, percezione. Percezione. Percezione, sì, sì. Consapevolezza, con cambiamento, con protagonista. Diversificazione con creatività. Ok. L'immagine che c'è lì vi piace? Io la preferivo più aperta. Deve essere bella? No. Non deve essere necessariamente bella, però deve avere una forma che in qualche modo abbia un'armonia che a voi... Quando avremo ottenuto un'immagine dal software, toglieremo tutte le parole, verranno astratte completamente e a quel punto andremo in negozio sotto a scegliere il supporto, che sarà il nostro foglio da disegno, e ci saranno dei nodi e dei connettori. I nodi sono le parole, i connettori saranno i fili che collegano le parole tra di loro. Adesso un gruppo deve tornare di là nella zona ricevimento merci e riportare il disegno in scala sul supporto. Erika, mettiamo anche questi? A conclusione della giornata i dipendenti prendono dall'interno del negozio tutta una serie di elementi, quindi dei supporti ai bulloni, alle viti, a tutto quello che viene venduto in un punto vendita Brico Center, riorganizzano il disegno che è stato ottenuto,
per farlo diventare una vera e propria opera d'arte, in cui tutto il senso e le parole restano patrimonio loro e l'estetica esterna diventa opera d'arte. Una vite passante, col bullone e poi, non so, una cosa in testa che... Forse è un collarino, allora. Prendo la referenza. Verde! Vediamo solo questa direzione. Argento e blu, rosso e oro. Questi nodi non ti piacciono? Sì, sì, ci vogliono. Dai. Ci vogliono. Più piccolino. No. Guarda cosa abbiamo trovato. Bellissimo! Sì, sì, assolutamente! Dai! Io li piano, dico, sono colori diversi. Quelli che possono venire anche 3 o 4. Belli questi! Cosa ci serve per tagliare? Un po' di nastro. C'è un motivo! In questa zona non ce ne sia. Via le mani! Vado dritto! Così? Poi? Questo? Sì, e questo è giù qua. Allora adesso mettiamo l'intenzione. Ok. O vai di là, vai di qua. O se per caso riusciamo a piazzarlo a 1 milione di euro, i riti, mi raccomando. Qua, questo. Qua c'è il 47. Ok, ci vai. 48, 50. Ok, vieni. È troppo facile. 51 è finito. Ok, bon. Fatto. Oh. Oh. Invece bloccare. Mettiamolo dritto. Mettiamolo dritto. Non riesce a lavorare meglio. Lavoriamo in piedi. In realtà poi tu.